Mentre il primo canto funge da proemio all'intera opera, il secondo costituisce l'introduzione della prima cantica, l'Inferno. Per questo, all'inizio del secondo canto, Dante, seguendo una consolidata convenzione letteraria, invoca le muse, le divinità protettrici delle arti, e fa appello alle risorse della sua memoria e del suo ingegno poetico, come farà nei primi canti sia del Purgatorio che del Paradiso. O muse, o alto ingegno, or m'aiutate, o mente, che scrivesti ciò ch'io vidi, qui si parrà la tua nobilitate. Dopo l'entusiastico consenso iniziale con cui si chiude il primo canto, Dante si ferma a riflettere sulla enormità dell'impresa che ha accettato di compiere e sulla sua inadeguatezza. Chi è lui per presumere di visitare l'aldilà da vivo in carne ed ossa? E chi autorizza un viaggio simile? Quali garanzie può offrire Virgilio? Virgilio dapprima rimprovera Dante per la viltà che ancora lo trattiene, poi, per confortarlo, gli narra come Beatrice, mossa da amore, sia scesa nel limbo, pregandolo cortesemente di soccorrere Dante stesso. Beatrice rivela a Virgilio che a mandarla era stata Santa Lucia, su invito della Madonna, impietosita per lo stato in cui si trovava Dante. La protezione di tre donne benedette, Maria, Santa Lucia e la stessa Beatrice, deve pertanto convincere Dante a farsi forza. Dopo aver udito le parole di Virgilio, il poeta riprende coraggio ed esprime la propria riconoscenza nei confronti sia della pietà di Beatrice, sia della sollecitudine mostrata da Virgilio. A questo punto, egli si dichiara fermamente deciso ad affrontare il viaggio.